Buongiorno, sono Anna Simioni, fisioterapista. Lavoro in equipe con due chirurghi, il dottor Paolo Cortese e la dottoressa Paola Bortot, e con tre terapisti, la dottoressa Lobba, la dottoressa Bartolomei, terapiste fisioterapiste, e il dottor Alessandro Cibin, terapista occupazionale. Abbiamo portato una relazione oggi riguardante la tenolisi di due pazienti operati di tenolisi appunto per rigidità post-operatoria in seguito ad intervento di trocleotomia basale del terzo dito. Il fulcro della nostra relazione era illustrare quello che è il nostro protocollo post-operatorio per le tenolisi e sottolineare l'importanza della lavoro d'equipe, del dialogo costante ed illuminato con i chirurghi che ci inviano i pazienti, tra noi terapisti per impostare il miglior trattamento possibile, ma soprattutto la fondamentale importanza della compliance del paziente, senza il quale non si ottengono i risultati sperati. Trovo questi incontri come l'hands-on di oggi fondamentali per noi terapisti per poterci confrontare e rapportare. Solitamente lavoriamo o con solo alcuni chirurghi o solamente in alcune regioni, in alcune parti di regione, per cui è fondamentale poter avere una visione a 360 gradi di quello che è la riabilitazione della mano, visto che è anche un tipo di riabilitazione abbastanza giovane, abbastanza nuova, e quindi potersi rapportare con colleghi e chirurghi è eccezionale.